Bene, signori, buongiorno a tutti e questa volta volevo mostrarvi una tavoletta grafica che ho comprato qualche giorno fa. Dunque, si tratta di una Wacom Pen and Touch Small. Ecco. Passiamo subito a una prova direttamente sul campo. Apriamo un file di una fotografia, ecco, non sarà una fotografia particolarmente interessante o bella dal punto di vista artistico, ma è tanto per fare una prova. Dunque, mettiamo che a noi non interessi avere questa insegna, mi perdoni il San Paolo, dunque prendiamo la nostra penna. Ecco la tavoletta. Come potete vedere, ecco, la penna è rilevata già direttamente sopra la tavoletta stessa senza toccarla. Ok, fantastico. Adesso zoomiamo ancora un po' di più e andiamo a inquadrare quella che è quella scritta che vogliamo levare. Ecco qui. A questo punto andiamo a prendere il nostro timbro clone, strumento di Photoshop, selezioniamo strumento e poi andiamo a fare questa nostra elaborazione fotografica. Ecco, devo dire che rispetto ad un mouse chiaramente è tutta un'altra cosa, perché la penna con la sua punta permette una precisione direi notevole. Fantastico. Ok, e lentamente la scritta se ne va ed è naturalmente l'effetto che noi vogliamo ottenere. Cioè, pensate a fare questo lavoro con il mouse. Sì, si può fare, ma il mouse non è preciso. Ha tutti dei movimenti che non sono naturali, specie per chi è abituato a usare degli strumenti come la penna. Torniamo con la nostra penna. Ecco. Facciamo andare via anche il logo e adesso facciamo un lavoro così dimostrativo, non stiamo neanche a guardare il pelo nell'uovo, e la nostra scritta progressivamente se ne va come vogliamo noi. Ecco, guardate che precisione proprio nel puntamento. Ora continuiamo e togliamo anche l'ombra della scritta. Ecco. Ricordo che in questo momento sto utilizzando lo strumento Timbro Clone di Photoshop con la nostra tavoletta grafica. Vi dico, queste sono le prime volte che utilizzo questo, è da qualche giorno che ce l'ho, mi impratichisco anch'io progressivamente. Chi non è abituato può essere così un attimo destabilizzato, ma non è un problema. Vi assicuro che già subito, dopo poco tempo, diventa abbastanza semplice. Anzi, vi dirò di più. Ho conosciuto la tavoletta grafica al lavoro dalla nostra grafica professionista, che un giorno è arrivata con questo strumento e io l'ho guardato e ho detto: cos'è questa meraviglia? E lei me l'ha fatto vedere gentilmente e mi ha detto una cosa che poi non mi sono dimenticato, ovvero: quando la provi non ne puoi più fare a meno.
una volta provato questo, il mouse non ha più senso d'essere in un lavoro di questo tipo. Ok, allora continuiamo intanto con il nostro lavoro che sta procedendo, e adesso rimane solo più qualche rifinitura, che ovviamente, come potete vedere, la finestra non ha i contorni netti. Adesso andiamo a rifinire i contorni di questa finestra, quindi andiamo a prendere il nostro strumento di selezione, anzi prendiamo quello poligonale. Adesso riprendiamo un attimo il mouse e andiamo a selezionare la nostra bella finestra che vogliamo delimitare con una certa precisione. Così facciamo andare via questa sfumatura che non ci interessa. Ecco qua. Poi andiamo a prendere, ecco, il contagocce. Facciamo media 11x11, così abbiamo un campo di colore abbastanza uniforme. E a questo punto prendiamo lo strumento pennello, vediamo un po', lo strumento pennello, aumentiamo un po' l'opacità e il flusso, diciamo, che altrimenti è troppo poco. Ok, così può andare bene. Riprendiamo la nostra penna grafica e andiamo a fare le rifiniture. Ed ecco, signori, che la nostra scritta sul muro è belle che scomparsa. Vogliamo magari ancora fare qualche miglioria, perché no? C'è questo brutto muro scrostato nella casa in secondo piano. Facciamo anche questo una piccola miglioria, ma perché no, visto che si può fare. Su, prendiamo il nostro contagocce, ecco qui, rileviamo il colore del campo, ecco. Ok, prendiamo qua e poi con il nostro pennello andiamo un po' a sfumare queste brutte macchie di umido. Oh, queste foto, fra l'altro, lo dico, erano state fatte per una mostra che si chiamava Villardora Ritorno al Futuro, ad opera del gruppo culturale villardorese, per documentare il cambiamento dell'ultimo secolo a Villardora, un paese della provincia di Torino, in Val di Susa. Andiamo a prendere ancora un attimo lo strumento di Timbro Clone, così per vedere un po', per dare un po' una maggiore uniformità. Ed ecco, signori, che la macchia d'umido se n'è completamente andata. Ecco qui la nostra foto leggermente migliorata, non c'è più né la scritta nell'insegna della banca e neanche le macchie d'umido qui. Quindi sulla casa in secondo piano non c'è più niente. Si potrebbero fare altre cose, come eliminare i cavi in alto e poi naturalmente i controlli classici dell'immagine, come tutte le
le regolazioni della tonalità, della saturazione, del colore, dell'esposizione, ma comunque non è questo il tema di, diciamo, di questo video. Ecco. Bene, a questo punto vi saluto e ciao, alla prossima!